Salve! Salve a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci. Che bello essere qui ai bordi piscina Valle Nora di Civitaquana, nel centro sportivo di Civitaquana in provincia di Pescara. Lo dico a beneficio di coloro che, oltre agli abituali circuiti televisivi, ci seguiranno anche sui canali Sky e online sul sito ufficiale del concorso di Miss Adriatico, missadriatico.it. C'è tanta gente, davvero in maniera molto composta, a distanza, come esige il regolamento degli ultimi tempi, per una delle tappe estive di questo concorso di bellezza internazionale, giunto alla sua 43esima edizione. Però siamo questa sera molto felici di essere per la prima volta a Civitaquana. Noi siamo stati in visita nella regione Abruzzo a tanti centri limitrofi, però è la prima volta che siamo qui, grazie soprattutto all'interessamento della SD Valle Nora, una struttura ideale per compleanni, feste, cerimonie, ricorrenze. Io volevo salutare il suo titolare Francesco Colarossi e lo vorrei accompagnare con un grande applauso, l'applauso del numeroso pubblico confluito questa sera ai bordi piscina. Si sta veramente molto bene, l'aria è quella fresca, ideale per assistere ad uno spettacolo di qualità. Volevo a tal proposito ringraziare gli amici sponsor che hanno contribuito alla fattiva realizzazione di questa manifestazione. Ad iniziare dalla palestra Power Zone e la sua insegnante Veronica Ferrari, un applauso per la palestra Power Zone. E poi ancora Professional Beauty di Alessio Cirone, azienda che si trova a Montesilvano. Un applauso anche per la Professional Beauty. L'agriturismo Versante al Bosco di Mastro Giacomo Antonella di Carpineto della Nora. La ditta Samoter Movimento Terra di Adriano e Samuele Silvestri, sempre a Carpineto della Nora. E poi naturalmente volevo salutare anche l'azienda Buonini di Catignano, che produce surgelati e da oggi li distribuisce anche a casa con il nuovo marchio Signor Gelo. Difatti sul sito www.signorgelo.it troverete tutte le novità. Volevo ringraziare altri sponsor come il Saulun Bar di Civitella Casanova di Saulo Marchionne, la ditta di Renzo Ferro Battuto a Carpineto della Nora e poi Marconi Solution di Massimiliano Paolini, sempre a Carpineto della Nora. Accompagniamo questi amici con un unico, grande, scrosciante battimani. Bene, a questo punto siamo pronti anche per presentare la giuria, perché tra poco verremo ad entrare nel merito del nostro programma presentando le 17 aspiranti al titolo di Miss Adriatico Civitaquana nella versione elegante. Subito dopo ci sarà l'uscita in costume da bagno, quindi in bikini, ed infine con il body olimpionico della Falcone Dolciaria, divisa ufficiale del concorso di Miss Adriatico. Però vi presento subito la giuria, grazie ai nostri operatori di ripresa capitanati da Leo Di Blasio, dal nostro regista, saluto per l'occasione anche in console Marco Corneli e Carlo Vernamonte, oltre per il supporto tecnico ad Elmo Maroncelli. Veniamo a presentare la giuria. La giuria che sarà presieduta in questa circostanza da un volto noto del piccolo schermo, il giornalista, anzi il maestro in giornalismo. Facciamo sentire un applauso per Mario Lauducci. In giuria troviamo anche diversi imprenditori, ad iniziare da Veronica Ferrari, Niccolò Morretti, Ivan Giovacco e poi ancora l'insegnante istruttrice Antonella Mucci. Per la Marconi Solution l'imprenditrice Manuela Anisia, la parrucchiera Giulia Rossi, la psicologa Ilaria Campanella, il cantante finalista del Festival della Melodia che vedremo e seguiremo nella sua esibizione, Emanuele Cusopoli, e la musicista, la pianista Rita Minucci.
Io mi faccio da parte perché con le coreografie curate da Roberta Mezzanotte, le selezioni musicali di Marco Corneli e Carlo Verramonte, veniamo a presentare le nostre reginette della serata. Eccole qua, prego, ad aprire naturalmente sarà la detentrice del titolo, Vittoria Jurkevic, la Miss Adriatico 2019. Eccola qui. Di questa stupenda piscina frequentatissima tutti i giorni è Vittoria Jurkevic, Miss Adriatico 2019. E a questo punto, signori della giuria, potete iniziare a trascrivere il nominativo della concorrente numero 1. Prego, in passerella Giulia Di Giacomo Capacchione, numero 1 questa sera a Civitacquana. Dal numero 2 in gara, Vittoria Occhio Cupo. Incoraggiate con il vostro applauso, sono emozionatissime le nostre ragazze. Dalla numero 2 alla numero 3 fa il suo ingresso in scena Alicia Filippone, eccola. Tenere le distanze di almeno un metro anche a voi del pubblico, ma siete davvero tutti molto corretti in tal senso. Andiamo avanti con la presentazione della numero 4 in gara. Lei è Angelica Leonzi. Alla numero 5 questa sera si tratta di Ramona Di Blasio. L'atmosfera giusta per seguire una sfilata di moda, questa qui. E intanto io vado a presentare anche la numero 6, che risponde al nome di Denise Cervellione. Dopo gli applausi dico che sono davvero tutte molto eleganti, carine
e simpatiche le nostre miss. Applaude anche la giuria, segno che questo inizio è davvero di gradimento di tutti i presenti questa sera a Civitacoana. Si prosegue con la numero 7, si tratta di Jenny Straccini, primo passaggio giuria anche per lei. Sia per la bellezza che per il portamento, a cui teniamo molto, procediamo con la numero 8, lei è Samira Russi. C'è un clima di cordialità, di amicizia, di fratellanza tra le miss dietro il backstage, è davvero un ambiente molto carino, molto caldo. Scattano i flash all'indirizzo della modella in passerella, fotografia che ritroverete come le altre sul sito internet missadriatico.it e sulla pagina Facebook e Instagram del concorso. Mentre andiamo avanti con la numero 9, è il momento delle inquadrature per Marika Giantomassi. Trascrivendo i nomi delle protagoniste della manifestazione, mentre andiamo a presentare con il numero 10 in gara Vanessa Farchione. Ricordo che l'applauso del pubblico sarà sempre ben gradito e sarà di aiuto per la giuria, che terrà nella dovuta considerazione quello che è l'applausometro. Civitacoana, Miss Adriatico prosegue con la numero 11, si tratta di Florentina Petek Ata. Delle grandi occasioni questa sera in piscina, in questa bella struttura frequentatissima anche e soprattutto di giorno. Siamo pronti adesso alla presentazione della numero 12, che risponde al nome di Martina La Vista. I'm
versione fashion troviamo anche la numero 13. Si tratta di Federica Di Claudio. Accompagniamola con un applauso in passerella. Dalla numero 13 alla numero 14, che come vedete è già fasciata, questa sera non è in gara, Ludovica Arcopinto, è già una finalista acquisita, avendo vinto una precedente selezione del concorso Miss Adriatico 2020. In competizione c'è invece la numero 15, che vado subito a presentare, si chiama Francesca Casmiri. Non sento l'applauso, dove è andato a finire? Eccolo, puntuale. Numero 16, si tratta di Domitilla Massetti, eccola qui inquadrata dai nostri operatori di ripresa. Primo quadro moda ci penserà la numero 17, anche lei già fasciata perché già finalista acquisita, fuori gara questa sera, e la numero 17, come si diceva, Chiara Di Cinzio. Rivediamole tutte quante insieme in questo primo colpo d'occhio delle 17 protagoniste della serata. Eccole qua, con le coreografie di Roberta Mezzanotte, vi salutano in versione elegante. We'll be right back.
intermezzo artistico a cura della palestra Power Zone con l'insegnante Veronica Ferrari e le allieve di questa scuola davvero molto interessante. Le lezioni sono già iniziate e quindi un numero di danza moderna proposta dalla palestra Power Zone con Antonella Mucci e Veronica Ferrari e le allieve di questa bella realtà da conoscere e approfondire. Può partire la base, è tutto pronto per il primo break dedicato alla danza. It's the return of the international dancehall song coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tornacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riavere si poteva. Karaoke Guantanamera. Giuro, con te sono stato sincero. Stavolta facciamo sul serio. Qui me c'è, me sento come un usule, l'umare lui è in turi. Le allieve della palestra Power Zone, complimenti! Prima di aver letto i titoli che andremo ad assegnare questa sera, avremo la prima fascia, la Miss Pina Moda Capelli, e poi salendo sempre di più conosceremo la Miss Sapore di Mare, poi ancora la Miss Maico, Centro Acustico di Pescara, la Miss Spiedia Rossicini, Miss Caffè Mocambo, Miss Intimo Unigross, Miss Acqua e Sapone e Miss Adriatico Civitacquana. La vincitrice accederà di diritto alla finalissima nazionale prevista a fine mese a Pescara, a Piazza Salotto. È tutto pronto per il secondo passaggio giuria. E allora, la musica al via, escono di nuovo le nostre protagoniste della scena con la detentrice del titolo, Vittoria Jurkevic, eccola! Lei è la modella che rappresenta la bellezza di Miss Adriatico, perché è la vincitrice della passata edizione, Vittoria Jurkevic. Il più grande spettacolo questa sera.
davvero davvero non vorrei essere nei panni della giuria, però resta pur sempre un gioco, il gioco più bello e divertente dell'estate. Allora partiamo dalla numero 1, arriva da Pescara, si tratta di Giulia di Giacomo Capacchione. I primi voti per Giulia di Giacomo Capacchione, che cede il proscenio alla numero 2. Arriva da Pineto, lei si chiama Vittoria Occhio Cupo. Portamento anche per la numero 2 che vanno votati, e noi passiamo alla numero 3 che arriva da Villanova di Cepagatti, all'appello Alicia Filippone. Giovani, belle, simpatiche, sorridenti le nostre miss. Si prosegue con la numero 4. Lei arriva da Pineto e si chiama Angelica Leonzi. Valenora questa sera tutto esaurito, ma davvero in maniera molto composta e ordinata, devo dire. Numero 5, da Pescara, capoluogo adriatico, ci ha raggiunto Ramona Di Blasio. Bene, l'applauso di Civitacquana per la sfilata delle nostre ragazze. Si prosegue con la numero 6, ha origini pugliesi e si chiama Denise Cervellione. Secondo passaggio giuria anche per la numero 7 che arriva da Pescara e si chiama Jenny Straccini. Molta attenzione, sono davvero carismatiche le nostre miss. Oserei dire che non vola una mosca, e questo perché sono tutte molto belle le nostre fantastiche fanciulle oggi a Civitacquana. Si prosegue con la numero 8, da Montesilvano, Samira Russi.
Questa sera anche tanti fotografi al seguito per immortalare i momenti più significativi di questa sfilata che rivedrete sui teleschermi della TV dell'Adriatico, canale 274, ma anche sui canali Sky e sul sito missadriatico.it. Bene, le prime 8 proposte le abbiamo viste. Andiamo con la numero 9. Arriva da San Benedetto del Tronto, si chiama Marika Giantomassi. Però non sento il vostro applauso, siete assorti proprio nella passerella delle nostre ragazze. E adesso, dopo averle viste una alla volta, rivediamole nel saluto del primo gruppo di concorrenti. Eccole qua. Gruppo di ragazze ed accogliamo in passerella la numero 10 che arriva da Pescara. Si tratta di Vanessa Farchione, secondo passaggio giuria per lei. Numero 11 e si chiama Florentina Petek Ata. Sono tanti amici al seguito e questo rende tutto molto più gioioso. Davanti alle nostre telecamere arriva da Città Sant'Angelo, lei è Martina Lavista. Abbiamo anche dei tifosi delle Pescara. Saluto Marco Mongardi, detto il Rosso. Forza Pescara, sempre. Salutiamo gli amici che ci seguono anche online sul sito www.missadriatico.it. Salutiamo coloro che ci seguono anche da oltre confine nazionale. E noi andiamo avanti, numero 13, da Loreto a Prutino, Federica Di Claudio. Sorridete alla vita, perché siete giovani, avete un futuro roseo dalla vostra parte. È il momento della numero 14, come abbiamo detto prima, lei è già fasciata, quindi non è in gara questa sera. Ludovica Arcopinto arriva da Roma capitale, anche se ha origini di Carpineto della Nora.
quindi abruzzese nel DNA. Come vedete, rilassata la nostra concorrente, perché questa sera non sarà votata, perché lei ha vinto una precedente selezione del concorso, quindi è già in finale. Procediamo invece con la numero 15 da Montesilvano, Francesca Casmiri. Eccola qui, accompagnata dall'applauso degli amici presenti alla piscina Valle Nora, questa bella struttura, questo impianto da frequentare davvero. D'Abruzzo troviamo la numero 16 da Teramo, Domitilla Massetti. Perché si è già classificata avendo vinto una precedente selezione, con il numero 17 da San Giovanni Teatino, eccola qui inquadrata, Chiara Di Cinchio. Salutiamo il pubblico a corso numeroso con la passerella conclusiva, eccola qui, che si propone prontamente. Nel loro portamento le nostre ragazze, ma proprio per dare un supporto alla nostra giuria le riproponiamo tutte quante insieme. Avete espresso il doppio meccanismo di voto, una alla volta, adesso rivediamole, così avrete modo anche per fugare eventuali dubbi. E allora rivediamole tutte quante, però accompagnate da un forte applauso, il vostro applauso, forza ragazze. Avremo ancora altri appuntamenti a Montesilvano, sullo stabilimento La Bussola e poi ancora a Ortona. Prima di arrivare a Pescara, a Piazza Salotto, ci saranno ancora delle sfilate da fare. Nel frattempo godiamoci questo spettacolo e ragazze, battete pure il 5 perché siete davvero molto brave. Batti il 5, il 5, il 5.
complimenti, complimenti ai vostri genitori, complimenti, brave. Cercare se puoi. Sempre meglio, bene. Benissimo, benissimo. Complimenti, chapeau. Torniamo a parlare di musica e di canto. Silvia Chiulli, un grande applauso per Silvia Chiulli, che presenterà il brano da lei stessa scritto e musicato, Leggera. Canta per voi Silvia Chiulli. Troppo sensibile per questo mondo, a volte non vorrei. Mille pensieri naufragati, altri vissuti nel profondo. Basterebbe solo un destino per lasciarsi andare, per diventare quella che io sono, tanto so aspettare. Se la vita ti passa davanti, adesso cosa fai? Devi perdere per ritrovare in fondo l'anima, dietro il muro delle insicurezze e delle tue manie. Solo polvere ma non c'è trucco, e nello specchio non ti trovi mai, perché tu sei così. Da rifare, voglio dormire e poi sognare ad occhi aperti senza far rumore. Siamo pronti per il passaggio con il Bodio Olimpionico Falcone, industria dolciaria dei fratelli Falcone che si trova a Moscufo e che firmano i fratelli Falcone la divisa ufficiale del nostro concorso da 43 anni. Aprirà il terzo passaggio giuria la nostra madrina, la nostra detentrice del titolo. In Bodio Olimpionico Falcone, Vittoria Jurkevic, Miss Adriatico 2019. Anticipiamo i tempi, ma
lo diciamo anche qui da Civitacoana, Vittoria non ha proprio nulla da invidiare a Diana Xenova. Lo dico in tempi non sospetti, chi vivrà vedrà, e quindi seguiremo insieme l'escalation della nostra modella in passerella nella e sulla piscina Vallenora di Civitacoana. Ancora applausi per Vittoria Jurkevic. E allora, terzo passaggio giuria, si riparte dalla numero 1, Giulia Di Giacomo Capacchione, arriva da Pescara, è una studentessa appassionata di musica e di sport, sogna di diventare un avvocato e noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Davanti alla giuria, la numero 1, Giulia Di Giacomo Capacchione. Puoi iniziare a percorrere il tappeto di bordo piscina, la numero 2 arriva da Pineto, inquadrature d'obbligo per Vittoria Occhio Cupo, è una studentessa a cui piace leggere e appassionata di danza. Sogna di diventare una finanziera. Lei è Vittoria Occhio Cupo. Dopo averle viste una alla volta, rivediamole insieme brevemente, cerchiamo di accelerare anche i tempi. Eccole qua, la concorrente numero 1 e la numero 2 in passerella a Civitacoana. Si procede con la numero 3, è già pronta per la sua passerella, la terza davanti alla giuria, Alicia Filippone da Villanova di Cepagati, è una studentessa appassionata di danza in genere e di attività di palestra. La sua aspirazione però è quella di diventare un giorno una brava poliziotta. Lei è Alicia Filippone. Il proscenio adesso è tutto suo. Eccola qui che inizia a percorrere i suoi primi passi, la numero 4 arriva da Pineto, si chiama Angelica Leonzi, è un'estetista appassionata di musica e di palestra, sogna un futuro da estetista professionista, ma soprattutto qualcosa a che fare con il mondo del benessere, è affascinata da questo settore. Lei è Angelica Leonzi. Di coordinarsi Alicia e Angelica per ripartire nella passerella congiunta. Eccole qua, l'applauso degli amici presenti. Quanti ne siete? Mamma mia! A
questo punto siamo pronti per presentarvi anche la numero 5. Arriva da Pescara e si chiama Ramona Di Blasio. Lavora come commessa, ascolta musica, tanta musica, ed è appassionata delle attività di palestra. Aspira ad un ruolo importante nel settore dello spettacolo. Lei si chiama, come abbiamo detto, Ramona Di Blasio. La numero 6 da Lucera, quindi dalle Puglie, Denise Cervellione, è una studentessa, le piace dipingere, leggere libri ed è appassionata anche di danza. Aspira ad un futuro da avvocato. Si chiama, lo ricordo, Denise Cervellione. Sunday morning, if this is heaven, I'm not afraid of hell. Ramona e Denise, è ancora il vostro momento, prego, prego. If this is heaven, I'm not afraid of hell. La 7 e la 8 sono già posizionate, noi iniziamo con la numero 7 da Pescara, Jenny Straccini. È una studentessa appassionata di sport e in modo particolare di pallavolo, sogna un futuro da modella o da presentatrice televisiva. Gli applausi a scandire il passaggio giuria per Jenny Straccini. Presentazione della numero 8 da Montesilvano, Samira Russi, è una studentessa appassionata anche lei di musica ma soprattutto di recitazione, aspira ad un futuro da attrice cinematografica. In passerella Samira Russi. Orlando de donna, one more Sunday morning. This is heaven, I'm not afraid of hell. Orlando de donna, one more Sunday morning. If this is heaven, I'm not afraid of hell. Samira di nuovo insieme in passerella. Di gran carriera per presentare la numero 9.
arriva da San Benedetto del Tronto, Marika Gentomassi. Eccola qua, facciamo un applauso di incoraggiamento anche per lei. È una studentessa appassionata di musica e di nuoto, sogna di diventare un ingegnere, pensate un po'. Marika Gentomassi. Da una bellezza ad un'altra, per proporvi il terzo e definitivo passaggio giuria per la numero 10, Vanessa Farchione da Pescara. È una studentessa appassionata di musica e di sport ed in particolare di equitazione. Aspira ad un futuro da nutrizionista. Lei si chiama Vanessa Farchione. Your assault now, take it easy, raise your weapon, raise your weapon, one word and it's over. Marika e Vanessa pronte per farsi nuovamente ammirare dal numeroso pubblico di Civitacquana, eccole qua! Sono belle le nostre modelle, ma sono belli anche questi podi olimpionici disegnati appositamente dallo stilista delle VIP, Loris Danesi, a cui vorrei far pervenire un grande applauso più che meritato, un altro abruzzese che si è fatto onore a livello nazionale, Loris Danesi. Si prosegue con la numero 11, origini turche per Florentina Petek Ata. È una studentessa, le piace leggere, ascoltare musica e andare in palestra. Aspirazione da hostess di volo o magari in campo moda per Florentina Petek Ata. È pronta per la sua passerella anche la numero 12, arriva da Città Sant'Angelo, si chiama Martina Lavista, è una studentessa appassionata di arti grafiche e di musica, aspira ad un futuro da cantante, magari proprio con il Festival della Melodia. Lei è Martina Lavista. Florentina e Martina si ripropongono prontamente. Prego ragazze. Questa sera le abbiamo fatte camminare molto, dobbiamo dire la verità. We'll be right back.
La nostra rassegna della bellezza prosegue con la numero 13, arriva da Loreto a Prutino e si chiama Federica Di Claudio. È una studentessa appassionata di sport e di karate in modo particolare. È anche un'esperta ballerina di zumba, ma la sua aspirazione è quella nel settore moda. Si chiama Federica Di Claudio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональных... In podio olimpionico Falcone Dolciaria, la numero 14 da Roma Capitale, Ludovica Arcopinto, è una biologa appassionata di musica e di attività di palestra, sogna proprio un futuro nel settore che la vede oggi come oggi indiscussa protagonista. Lei si chiama Ludovica Arcopinto. Federica e Ludovica pronte per farsi nuovamente ammirare dai numerosi fans presenti questa sera, dal folto pubblico presente. Eccole qua, Federica e Ludovica. Chiudere questo terzo passaggio giuria. Iniziamo con la numero 15 da Montesilvano, Francesca Casmiri. È una studentessa appassionata di recitazione, di moda, di attività di palestra. Sogna un futuro in campo moda o come attrice cinematografica. Si tratta di Francesca Casmiri. Domitilla Massetti è una studentessa appassionata di sport e di pallavolo in modo particolare, legge molto, ha come passione anche la matematica, ma sogna un futuro in campo sportivo come pallavolista. Lei è Domitilla Massetti. Con le selezioni musicali di Marco Corneli andiamo a chiudere il terzo passaggio giuria con la numero 17 da San Giovanni Teatino, Chiara Di Cintio. È una studentessa appassionata di musica e di danza, aspira ad un futuro da indossatrice o qualcosa a che fare con il mondo del cinema. Lei è Chiara Di Cintio.
E facendo attenzione a non finire in acqua, in piscina, sarebbe cosa gradevole d'altra parte. Prego ragazze, tutte e tre insieme, per salutare il pubblico di Civitacquana. Poi si concluderà con il bagno in piscina, alla grande, scherzo naturalmente. Non sarebbe una cattiva idea. Fa un gran caldo, anche se questa sera si sta veramente molto ma molto bene. So che la sfilata si sta protraendo un po' troppo, però penso di fare anche il vostro interesse nel riproporle tutte quante insieme in Bodi Olimpionico Falcone, le 17 reginette della serata. Eccole! Capisco anche che anche l'occhio vuole la sua parte, e queste stupende ragazze che impreziosiscono una calda notte d'agosto. Sedia qui davanti a me e mi riconosco bevendo solo nella stanza il mio caffè. Tu che parli piano a malapena so quanti anni hai, ma mi sono accorto che tu da qui non sei passato mai. E ti guardo e di nuovo io resto immobile. E le giornate passano, tutti i pensieri restano. E a quei momenti appendo solo fotografie, le mie, le tue, le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte. Capirti non sarà facile, di certo non sono stabile. E a chi mi dice che passa, il vuoto quello mi resta. E portami al mare, fammi vedere cosa sai fare. Se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare, tu portami al mare. Sposta le nuvole dal sole e fammi vedere che non si muore. Ah, non sei d'accordo, ti riconosco in tutto quel che fai.
e tieni per mano i sensi, è troppo stanco, prendi e te ne vai. Fragile, non troppo comodo, quell'orologio non si ferma mai. Porto dentro un ricordo, in pieno inverno tu mi ascolterai. E ti guardo e di nuovo io resto immobile, e le giornate passano, tutti i pensieri restano. E a quei momenti appendo solo fotografie, le mie, le tue, le mie. Non devo chiederti niente, non condanno le scelte, capirti non sarà facile, di certo non sono stabile. E a chi mi dice che passa, ma il vuoto quello mi resta. Tutti, e portami al mare, fammi vedere cosa sai fare, se tra castelli di sabbia mi sai abbracciare. Tu portami al mare, sposta le nuvole dal sole e fammi vedere che non si muore. Portami al mare, sposta le nuvole dal sole e fammi vedere, e fammi vedere, e fammi vedere che non si muore. Grazie, grazie a tutti, grazie. Notte alte sono sveglio, sei sempre tu mio chiodo fisso. A te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto è casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto al cielo. Adesso che ti voglio ti perdo ancora. Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo di me, non mi fai volare in alto. Alte sono sveglio, mi rivesto e mi risvoglio, e fa sbagliare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare pazzo e veni sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te.
Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Emanuele Cusopoli, abbiamo preparato, per meglio dire, le ragazze hanno preparato davvero una chicca, una sorpresa per il pubblico di Civitacquana, dove siamo qui per la prima volta con il carrozzone della bellezza, così come viene definito dalla stampa il concorso di Miss Adriatico. E allora vediamo cosa hanno preparato per voi, sì, proprio per voi amici di Civitacquana, le ragazze di Miss Adriatico, per salutare questa giornata di gioia, di felicità che abbiamo trascorso a Civitacquana, presso questo centro sportivo, la piscina Valle Nora e i suoi organizzatori. Prego. I hope you're feeling all right. It's the return of the international dance song, coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Toccacciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riavere Power Zone è pronta per dare l'inizio all'esibizione di questo secondo momento artistico. Un applauso per Power Zone. Run boy run, this world is not meant for you. Run boy run, they're trying to catch you. Run boy run, running is a victory. Run boy run, beauty lies behind the hills. Run boy run, the sun will be guiding you. Run boy run, they're dying to stop you. Run boy run, this race is a prophecy. Run boy run, break out from society. Always another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run, this ride is a journey to. Run, boy, run, the secret inside of you. Run, boy, run.
trace is a prophecy. Run, boy, run, and disappear in the trees. Another day, hey, and you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey, when the night fades away, yeah. You'll be a man, boy, but for now it's time to run, it's time to run. C'è tanta attesa, tanta curiosità in quella che è e rimane una festa, la festa della bellezza. Intanto vorrei pregare l'artista, la cantante, l'amica, la modella Silvia Chiuli a consegnare degli omaggi graditissimi. Lei che ha fatto parte 2 stagioni fa del tour di Miss Adriatico, quindi sarà Silvia Chiuli a consegnare degli omaggi firmati Acqua e Sapone, il main sponsor del tour internazionale di Miss Adriatico. Sarà Silvia Chiuli a consegnare questi graditi omaggi alle concorrenti di questa sera. Quindi dopo la consegna di questi omaggi io volevo chiamare subito la coreografa, perché stiamo per iniziare con la consegna delle fasce. Iniziamo con la prima fascia, il primo riconoscimento, Miss Sapore di Mare. Eccola qui la coreografa. Un grande applauso per Roberta Mezzanotte, applauditissima dalle Miss che le vogliono molto molto bene. La prima fascia, Miss Sapore di Mare, è per la concorrente che risponde al nome di Florentina Petek Ata. Eccola, complimenti a Florentina, Miss Sapore di Mare. Fasciamola per bene, Roberta. Il bacino, facciamoci una foto, la foto che sarà immortalata sul sito missadriatico.it, sulla pagina Facebook e Instagram, la passerella della Miss Sapore di Mare, Florentina Petek Ata, concorrente di origini turche. Si può preparare Nicolò Moretti, imprenditore che ha fatto parte della commissione per la consegna del titolo di Miss Centro Acustico Maico, Centro Sordità, una bella realtà che organizza sempre manifestazioni importanti di sensibilizzazione, quindi cosa molto importante. Nicolò Moretti è pronto per consegnare la fascia alla concorrente che risponde al nome di Vanessa Farchione. Eccola, un applauso per Vanessa Farchione, Miss Maico Pescara. Facciamoci pure una foto grazie alla presenza dei nostri fotoreporter, gli applausi in un clima di grande euforia e la passerella per Vanessa Farchione, Miss Maico Pescara. Accanto a me il cantante Maurizio Tocco per la fascia di Miss Pina Moda Capelli, la stilista che è sempre molto vicina alla nostra manifestazione.
anche perché il look vuole anche la sua parte. Eccolo qui il nostro Maurizio, cantante che abbiamo ammirato e seguito poc'anzi. La fascia di Miss Pina Modacapelli è per la concorrente Marika Giantomassi. Non roviniamo l'acconciatura, Maurizio. Fai molta attenzione. Ai 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 ai. Si è emozionato anche il nostro Maurizio. Non è così? Ecco, mettiamola bene. Oh, mettiamola bene questa fascia. E dopo le congratulazioni, la foto, prima della passerella conclusiva della Miss Pina Modacapelli. Marika Giantomassi, prego. Manuela Nisia, la giurata per la consegna della fascia di Miss Spiria Rossicini, questa azienda di Pescara che produce ed esporta arrosticini in tutto il mondo, i più buoni perché fatti secondo tradizione. Affinché sia la bellezza a premiare la bellezza, eccola qua, la signora Manuela pronta per consegnare la fascia che andrà a beneficio di Giulia Di Giacomo Capacchione. Eccola, la concorrente numero uno. Eccola qua, prendiamola bene, lasciamola. Facciamoci pure una bella foto assieme a Manuela. Manuela e Giulia che posano per una foto ricordo prima della passerella conclusiva della Miss Spiedì Giulia Di Giacomo Capacchione. Può preparare la parrucchiera Giulia Rossi alla consegna del titolo di Miss Caffè Mocambo, azienda teatina che produce il caffè italiano conosciuto nel mondo. Ormai sponsor storico della nostra kermesse, Giulia Rossi è pronta alla consegna della fascia che andrà a beneficio di Domitilla Massetti. La concorrente Teramana, eccola qua. Mamma mia quanto è alta. Adesso Giulia come fa? Ecco. Va subito centro, mettiamo bene un attimo, facciamoci una foto e dopo la foto la passerella di Domitilla Massetti, Miss Caffè Mocambo. Salutiamo la nostra Giulia Rossi. De todo un poco, yo quiero probar, de todo un poco. Quiero lograr, de todo un poco. Qui accanto a me invito Antonella Mucci della palestra Power Zone, abbiamo prima ammirato i suoi allievi, eccola qui con la fascia di Miss Intimo Unigross, intimo di qualità e per tutte le età, mettiamola in bella mostra questa fascia, intanto complimenti per la palestra e per il lavoro che state portando avanti. Un applauso ad Antonella Mucci anche da parte delle nostre Miss. La fascia di Miss Intimo Unigross porta la firma di Alicia Filippone. Complimenti, posizioniamo bene la fascia. Posizioniamo bene la fascia, facciamoci una foto. La foto di rito e il momento foto. E subito dopo la passerella di Alicia Filippone, Miss Intimo Unigross, grazie ad Antonella Mucci. La psicologa Ilaria Campanella è invitata qui al centro del proscenio, eccola qui, elegantissima, la nostra Ilaria, con la fascia di Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, main sponsor del concorso di Miss Adriatico. La nostra Ilaria Campanella è pronta a fasciare la concorrente che risponde al nome di Francesca Casmiri. L'applauso delle colleghe, delle amiche di avventura e la nostra Ilaria che posiziona correttamente la fascia Miss Acqua e Sapone.
scattano i flash al vostro indirizzo e la passerella di Francesca Casvili, Miss Acqua e Sapone. Allora, a questo punto vorrei qui accanto a me, e vorrei fargli davvero un grande applauso, il responsabile di questa struttura che ci ha ospitato con grande cordialità, con grande affetto. Si tratta di Francesco Colarossi, dell'ASD Valenora. Allora, e vorrei qui accanto a me anche il giornalista Mario Lauducci con la fascia di Miss Adriatico Civitacquana. Allora Francesco, intanto grazie per l'ospitalità, noi ci siamo trovati molto bene, c'è stata tanta gente, insomma una serata riuscitissima. Come l'hai trovata? Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per averci scelto. Sei contento? Ti è piaciuto lo spettacolo? Assolutamente sì, complimenti e grazie di nuovo a tutti. Nel ringraziare tutti gli sponsor che abbiamo ricordato in apertura di serata, Mario Lauducci, volto noto del piccolo schermo, ecco, che dire di una manifestazione che ha richiamato davvero il pubblico delle grandi occasioni. D'altra parte un pubblico molto composto che ha rispettato le regole e che ha assistito con entusiasmo allo spettacolo. Beh, io faccio i complimenti al titolare, Francesco, se non vado errato, per questa splendida location che tra le altre cose è la prima volta che vengo e sicuramente mi dai poi un bigliettino da visita, ci tengo a ritornare, grazie. Benissimo, con noi anche la nostra madrina in tutta la sua bellezza, in tutto il suo charme, Vittoria Jurkevich, e noi siamo pronti per incoronare, per fasciare e incoronare la più votata del gruppo alle piscine Vallenora di Civitacquana. Vince Denise Cervellione! Denise Cervellione è la Miss Adriatico Civitacquana. Possiamo procedere con la consegna della fascia. Mettiamola bene. Mettiamola bene la fascia. Reach for tomorrow with a new sunrise. Posizioniamo bene la fascia. Sono tutti emozionati, anche i nostri premiatori. Posizioniamo anche il diadema realizzato da Monia Monti, dalla stilista. Prego, prego. Diadema, posizioniamo il diadema. Francesco, aiutiamo pure Francesco a posizionare il diadema. Facciamoci una bella foto, possiamo unirci, siamo in versione estiva tutti quanti, Francesco, non è un problema. Possiamo rivolgerci anche verso le telecamere che ci inquadrano da bordo piscina e la passerella della Miss Adriatico Civitacquana, Denise Cervellione. Bene, con questo è tutto, Paolo Minucci vi ringrazia della cortese attenzione, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile lo spettacolo qui a Civitacquana e naturalmente voi per averci scelto da casa. L'appuntamento alle prossime. Chi vivrà vedrà. Ancora buon'estate a tutti. Ciao da Civitacquana. I travel on.